Italy rocks. I 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 Italy you rock. I Italy rocks. I Italy rocks. I Italy rocks. I Italy rocks twice. We're getting ready for a great I Italy party. This place is wonderful. Tonight is gonna be amazing. There are gonna be a lot of people that are gonna help us to make this party a great Italian experience. È veramente bello essere in compagnia questa sera per questa festa d'estate che è un po' bagnata, ma dicono festa bagnata, festa fortunata, qui sarà un successo strepitoso. A Italy è una grande amica, come la pasta di Giovanni Rana, perché ti fa sentire a casa, ti fa sentire in Italia, in qualunque posto tu sia. Leggendo, consultando il sito, piuttosto che guardandola in televisione, tu senti l'autenticità, la verità del nostro paese, ma al tempo stesso la modernità di essere radicati negli Stati Uniti. Quando parlo qua mi sembra di essere in Italia, naturalmente sono italiano, e quando inizio a parlare del nostro bella Italia sono sempre disponibile. Quando parlo della mia Italia parlo del mangiare, e il mangiare è qualcosa che gli italiani è la prima cosa che parlano. Noi siamo un ristorante, ci troviamo a Chelsea Market e dalla colazione alla tarda notte serviamo il menù di Giovanni Rana in ogni modo, per ogni esigenza, perché la pasta può essere un'amica ad ogni orario. Ma non solo questo, ci occupiamo anche di catering, perché la pasta, tutte le ricette prelibate che facciamo possono raggiungere ogni luogo, non solo il nostro ristorante. E quindi accompagniamo i nostri clienti, i nostri ospiti in tutte quelle feste, in tutti quei momenti preziosi della loro vita in cui hanno voglia di avere intorno qualcosa di vero, di autentico italiano, come stasera. Sono molto curiosa da questa cosa: quanto è presente il vino anche nelle sue ricette? Cucina con il vino per caso o c'è del vino nel suo formaggio? Nei tortellini viene sempre accompagnato dei vini. Qua c'è un prosecco meraviglioso e io lo accompagno sempre con il parmigiano reggiano, però si può accompagnare con qualsiasi formaggio. Naturalmente il prosecco è un vino veneto trevigiano, dove veramente si accompagna veramente con questi tutte le forme di vini, particolarmente col parmigiano. Siamo qui ospiti in questo grandissimo e meraviglioso evento per celebrare appunto questa, come dire, questa missione di A Italy a New York. Tell us about being on the cover of I Italy this month. It was a shocking surprise. When Ottorino came back, he said, I brought you something you won't believe, and there I was. Well, I did a lecture for them. Well, a lecture, not the right word. A presentation on Italian futurism. I sponsored this, well, one of the sponsors of this exhibit at the Guggenheim. What do you love about I Italy? Well, that it's here. That's significant to me. We always had a certain lack of communication about Italian things to American audiences, except through the prism of either Italian-American culture or through the Italian language publications like Oggi. This is quite different, and it fills a very good place in the scope of things. I love I Italy. I really think that it's great to show modern Italy, things that are happening in America, things that are interesting to Italian Americans. Yeah, but you know what's really different is that many of the things in the past were sort of passive. It's almost as if Italy for many years was here through the rearview mirror. We were looking at what had happened. This has vitality, a great deal of presence, moment, and energy. And no, there's no other word for it. It's got energy, and it makes us all feel the same way. Quando sono arrivata esisteva soltanto il sito web, dopodiché è diventato un magazine, una trasmissione televisiva, sta andando benissimo, credo che sia come dire, un punto di riferimento importante per l'Italia a New York, ma anche nel mondo, perché non credo che esistano altre realtà in lingua inglese che parlino d'Italia in lingua inglese.
e questo è estremamente importante, perché se vogliamo far parlare delle tante cose belle del paese dobbiamo farlo anche in una lingua che è la lingua più utilizzata. Is such a great resource for New Yorkers, for Italians in New York to find out what's going on in New York, which I love because I love going out, I love seeing what's going on in Italian culture, Italian food, Italian performances going on in the city. So no one does it better than iItaly, that's for sure. And what about this party tonight? What do you think? It's incredible. I mean, the space is gorgeous. To be in a penthouse in the middle of Wall Street, it's like, you know, who could do that? I mean, to pull it together in the summertime, it's wonderful. I love it. And it's New York style with an Italian flair. Well, for us with the love of Italy, and you don't have to be Italian to fit into that category, it's a wonderful resource of everything that's going on here in America, in New York. And I look at it all the time, and I really enjoy it. It's got better every day. iItaly is a way of bringing Italy into the United States that's never been done before. It's a very exciting way, it's a very professional way, the design, the contents, and I'm just so proud to be a part of it. And what do you think of this party? This party is great. The food is nice. It would be best if we were outside. I think we should have one of these every few months, just so everybody can see each other. iItaly has been able to create the Italian community in New York. When you're in an iItaly medium, whether it's the website or the television program, you feel like you're in Italy. They put you in touch with all the cultural aspects of the country and whatever is going on in New York. It's a wonderful addition. I particularly love the website. It's just so full of information that you can't get anywhere else. We are happy to have tonight some limoncello mixed with the tonic and mint. So we're trying to enjoy limoncello as opposed to just some dessert or digestive. And tell us the name of the company. The company name is Arvero, which means tree in Neapolitan. And so what I love about it is the wonderful cocktails that they're inventing in Italy with it. Well, iItaly is very truthful to the Italian heritage and to everything that Italians do in New York and love in New York. So it's the most strong testament that we have here. So it's fantastic. So we'll discover great limoncello drinks, and we're having them here at the fabulous celebration of iItaly. I love iItaly because more or less have the same name like us, Italy and iItaly. And I love iItaly because represent the best description of what's happening in the city, in the Italian soul. Ho scoperto grandissime cose meravigliose, perché New York è piena di cose italiane fantastiche, della nostra cultura, della nostra storia, e anche di quello che sarà il futuro del nostro paese, se riusciremo a far sì che l'Italia torni ad essere amata. Hi, we're here with Anthony, who's written so much about restaurants around the country. Anthony, what do you love about iItaly? I like reading about people like us, about Italian things around the city, and news of Italy. I have to confess that I write for the site every now and then. It's a great site. It's got art, it's got music, it's got culture, it's got politics. Yeah, I'm gonna like do this kind of performance. I already did once, and there is a canvas under a denim fabric. I will scratch out the first layer of fabric, and you will see slowly by slowly the artwork that is behind. And so we're gonna get to see that live. But meantime, I'd like to know more about these paintings that are all around the room at this wonderful celebration for iItaly. Tell us about this painting that we're looking at right here. Yeah, it's called this body of work is called Homage, and our works are realized over the poster of Palazzo Reale. So I used to detach the poster from the street and put on wood and make my own reinterpretation, leaving the details of the original artwork. And as an Italian community, we're also very proud of iItaly. And to be here enjoying this wonderful night, I run a law firm and we represent a lot of Italian companies that bring over personnel
or just Italian individuals that are coming here to work, to act, to practice their art. And we do visas, green cards, and we try to get them here in a way that enables them to realize their American dream. And, you know, we do our part. Ci sono sempre stati nei momenti più importanti della comunità, in particolare a quelli a cui io tengo di più, ho ottenuto di più, come la Scuola d'Italia, il Gala della Scuola d'Italia, la Camera di Commercio. Con Aitaly collaboriamo già da un po', ci piace Aitaly perché si rivolge al pubblico italiano e non per rappresentare le eccellenze dell'Italia. All'Italia vuole essere vicina alle comunità, all'Italian Heritage così presente negli Stati Uniti. Enzo, sì? Allora, che stai bevendo? Prosecco, ovviamente. Io non posso bere tanto dell'altro cocktail, se no stasera non arrivo a casa, ma il prosecco va sempre bene. Guarda, da Aitaly sì. Tu trovi il meglio del meglio. Questo lo so, io collaboro pure con la rivista Aitaly, scrivo di jazz, c'è cioè una columna ogni mese. Raccontiamo il nostro segreto di stasera. Sì. Abbiamo deciso, incontrandoci stasera qui sotto all'ingresso, per la prima volta nella nostra vita noi due, di botto, improvviso, di dividere eventualmente il premio della raffle, come si chiama, la lotteria, che è un viaggio aereo, quindi chi dei due dovesse vincere lo viaggia insieme all'altro. Mi sembra una bella cosa, no? La bendata, ci vedi? Bravissima la bendata, papà. Ah! 1 6 4 0 2 0 1 6 4 0 2 0 Bravo! C'è un legame ormai forte da anni a livello personale con tutto lo staff di Aitaly, anche con il nostro locale, abbiamo collaborato e continueremo a collaborare. E stiamo crescendo insieme, speriamo noi di raggiungere il loro livello, ormai loro sono planetari. Aitaly rocks! Aitaly rock! Aitaly rocks!